Ciao a tutti ragazzi, Bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 2. Allora, ci eravamo fermati dopo aver ucciso il coccodrillone, andiamo avanti da lì. Ora dobbiamo appunto... useremo Ada per un pezzettino. Comunque non mi sto, ormai ho iniziato a farlo, giustamente lo finirò, non mi sto per niente divertendo, preferisco molto di più lo scenario con Claire, sinceramente. E poi ne abbiamo già parlato, la calibratura di sto gioco è veramente fatta male, cioè è veramente fatta male. I zombie resistono a troppi colpi e dopo risulta tutto stressante. Comunque, chiusa parentesi, andiamo avanti, ora ci sarà un filmatino. Di sicuro opera di William. Ferma, dove sei? Annette Burke. Stava cercando lei? Non c'è più tempo. Devo sbarazzarmene. Siamo qui per il virus G. Puoi scordartelo. L'avverto, dottoressa. Ah, sì? Ehi! Ferma! La scena è come nel gioco originale, più o meno. Non sembra la tipica scienziata. Se non vado errato. Leon. Non pensi a me. Lei vada. La fermi prima che scappi. L'ha fasciato, eh. Sono fuori dalla struttura. Sembrerebbe. Segua Annette. Se non ce l'ha lei, sarà nel Nest. Una volta preso, ordinerò l'estrazione. Benissimo. Ah, Corri tra... quanto vuoi, Annette, ma non puoi nasconderti. Possiamo ammirare meglio il suo sedere, il suo bel culo. Allora, infatti sì, l'ha fasciato, se no moriva dissanguato. Quindi... cioè, solo la pistola con 9 colpi, vabbè. Perché poi li troviamo in teoria. Rivelatore EMF. Capta e proietta campi elettromagnetici nei muri. Può controllare a distanza alcuni apparecchi elettronici. È l'ora del gioiellino. Vedete, puntando, dobbiamo puntare qua, da corrente là, e poi facciamo saltare la ventola. L2 R2, i tasti. L2 puntate, R2 usate il coso. Un gioco da ragazzi. Questo pezzo è abbastanza fastidioso perché poi ci inseguirà ancora quel dannato Mister X. Quindi qua, lì e poi qua. State lontani prima che l'esplosione vi fa danni, non ricordo, ma meglio non rischiare. È un consiglio personale qua. Volendo potete scendere subito, ma lo zombie là si risveglia, quindi dobbiamo dare corrente a quella porta. Facciamo così, diamogliela subito da qua. Guardate il fascio giallo, vedete che va verso la porta. Almeno adesso usciamo subito. Anche se prima, a dire il vero, ci sarebbe da leggere questo. Ispezione settembre. Ho già compilato una richiesta la scorsa settimana, ma ci serve subito un braccialetto identificativo di ricambio. È indispensabile per accedere ad alcune aree della struttura. In altre parole, senza non possiamo fare il nostro lavoro, quindi non voglio sentire nessuno accusarci di perdere tempo. Andiamo subito di qua. Qua ci sono proiettili. Vorrei farlo fuori subito, sto rompicoglioni. Dai, ce la fai o vuoi una mano?
3 e siamo già a 3 colpi. 4. Ma che stronzata. E non sono neanche sicuro che sia morto. Cioè, con 4 colpi però potevano fare che con 4 colpi alla faccia, alla testa morivano, no? Dovevano fare il gioco più stressante. Se no non erano contenti. No! Cioè, guardate poi che scatti inverosimili che fanno, capite che... è una roba abbastanza... No! Ma che cazzo, mi sono incastrato! Ma che palle, cioè... E dai! Ve lo giuro, non riesco a non stressarmi perché è una cosa di un fatto male, ma di un fatto male che io non ho parole, sinceramente. Dobbiamo seguire questo adesso. Mi conviene farla fuori, eh. Non vedo un cazzo, tra l'altro. Mamma. Sì, vabbè, ma boh. Cioè, ma... boh, veramente. Non riesco a non incazzarmi con sta cosa, perché è veramente una roba oscena. Una roba oscena. Dove cazzo è sto coso? Ok. Te dobbiamo dare corrente là. Di un fatto male veramente la calibratura di sto gioco, che, ripeto, mia nonna, e non sto scherzando, lo faceva meglio. No. Però scusate un attimo. Qua adesso... ancora sono in piedi con gli stronzi, qua mi sono perso. Ah, che due coglioni. Vabbè, lo evito questo, dai. Perché mi ha rotto il cazzo. Gli ho sparato 4-5 colpi in faccia, cioè fate voi, rendetevi conto. Rendetevi conto della cosa e fatevi due conti voi. Qua non capisco. Tra l'altro, che infarto che mi sono preso. Là c'è Annette, sta andando via. Perché non me lo fa fare subito? Poi arriva il Tyrant qua. Il problema è che io dovrei attivare anche quello, eh. Cioè, è bello che mo scendo, capite che... che palle. Se scendo mi prende sto stronzo. Cioè... allucinante, veramente. Allucinante. Dai, vieni qua. Non posso manco scendere, perché se scendo mi prendono subito. Questo pezzo non mi piace per niente, cioè è una rottura di coglioni, sinceramente, per quanto mi riguarda, è davvero una rottura di cazzo. Una rottura di cazzo immane. Cioè, ma vuoi morire? Cioè, un conto, ripeto, sparassi male, per Dio, ma... qua riesco? No, giustamente il proiettile... quanto sparassi male, guardate quanti cazzo di colpi sta reggendo. Io non riesco a non incazzarmi, vi giuro, perché è più forte di me. Cioè, ma solo per la calibratura, ragazzi, io non so come fate a dire che è un capolavoro sto gioco, è calibrato con il culo. Cioè, già per quello non può essere un capolavoro, perché è calibrato ma male, ma male. Vabbè, lì ho sbagliato a sparare, ok. Cioè, guardate, ma quanti gli ho sparati io? E che cazzo! Minchia, che palle! Cioè... madonna mia, che schifo, che schifo.
Il vomito mi viene, veramente, il vomito mi fa venire. Ok che sta pistolina non è sto granché forte, però se ti sparo in faccia, sai com'è. Quello era quello sopra, eh? Poi qua sono di uno scomodo, ragazzi, che... Proviamo, dai. Qua mi chiudo. Ah no, giusto. Dov'è che devo dare? Cioè, quello di prima, questo. Cioè, guardate. Guardate quanti cazzo di colpi gli sto sparando e non muore. No, ma è buggato, dai. Non è fattibile. Guardategli la faccia. Capite che? Guardate la faccia. Non può... Ma che... Mamma, che schifo, veramente. Che schifo. Che schifo. Cioè, ma che schifezza, ragazzi. Veramente, che schifezza. Che schifezza, veramente, non ho parole. Non ho parole. Io non ho parole riguardo a questa cosa. E lo so, sarò un rompicoglioni, ma veramente che schifo. Che vomito. Sta cosa delle teste di Nadamantio, porca puttana, oh. Tra l'altro ho pure sprecato la granata, tanto vale che muoio perché... Senza la granata stordente come diamine faccio ora? Cioè, è ancora vivo! È ancora vivo quello là con la faccia che non ce l'ha più! Ma io non ho parole, veramente. Adesso ripeto, il problema è che arriva il Tyrant. E non... Qua, sta roba qua, non mi ricordo nemmeno come cazzo si apre. Beh, di sicuro bisogna fare così. Dovrò fare così, forse? Eh no, il cazzo che mi si incula. No, scusa, non capisco. Oddio, si è aperta? Ma no! Ah, fa niente, forse ripartiamo da qua. Comunque no, quella roba lì veramente... I zombie hanno una resistenza che è vergognosa. Vergognosa! Un conto si sparaste male, sparate al corpo, ma veramente boh. Io non so che cosa dire, anche perché non c'è niente da dire. È fatto col culo, punto. Questo è fatto col culo, punto. Sempre dal punto di vista della calibratura dei danni. Sempre la migliore a scappare. Io ripeto, avrei fatto una bella patch di correzione che calibrava i danni in standard almeno. I danni che reggono qua non sarebbero credibili neanche alla estrema. Cioè, ma avete visto? A uno gli ho sparato tipo 8 o 9 colpi in testa almeno. Cioè, boh. Davvero non ho... Sono sconcertato. Poi è normale che uno sclera e si incazza, no? Nel gioco originale, provate se non mi credete. Erano... Oh cazzo, mi devo muovere. Provate, vedete voi, fate la prova. 6 colpi al corpo, ragazzi, con la pistola. E one shot, one kick col pompa, appunto. Forse devo farne ancora uno. Dai. Ok. Così, era 6 colpi al corpo. Che per quanto... Dove devo andare? Oh cazzo. Ma come faccio col Tyrant che mi rompe i coglioni, scusate? Dov'è che devo scannerizzare, che non capisco? Ma veramente? Di là? Cazzo, questo devo fare? Ah cazzo, come faccio adesso a evitarlo? Dite che da qua riesco? Mamma, ho avuto culo, eh. Ho cercato di gestirmi nella maniera migliore, dai. Dai!
tornerà a inseguirmi sicuramente comunque. Cosa che stavo dicendo prima che ho perso il filo, ragazzi? Sì, no, veramente, non ho capito perché non hanno fatto... Mi fanno tutto realistico, grafica da paura, dettagli incredibili, e poi mi fanno che uno zombie con la faccia stracellata, stracellata dopo 8 colpi in faccia, ancora è vivo. Cioè, capite che è una cosa veramente grave? Troppo grave. Come già vi ho detto, infatti, il capolavoro vero è quello della Play 1, pochi cazzi. Pochi cazzi. Qua c'è il salvataggio. Penso mi convenga salvare. Facciamoci un salvataggio che devo controllare anche una cosa. Poi in standard, capite? In standard, cazzo, non possono resistere così. Ma nemmeno in estrema era credibile una resistenza così, dai. Nemmeno in difficoltà estrema era credibile una puttanata simile. Qua ora dobbiamo aprire questo. Mister Raccoon qua. Ma fanculo, non lo prendo. Oddio, a parte che se di colpi ne ho. Non ricordo. Ok, da sopra prima. Qua non si vede una cippa, tra l'altro. Grazie al nuovo braccialetto finalmente possiamo ispezionare l'area di demolizione. Secondo il rapporto dell'altro giorno, sull'inceneritore non è niente di che. Probabilmente è solo un mucchio di rifiuti. Terminato questo rapporto, andrò a dare un'occhiata io stesso. Quindi devo tirare questa. Ok. Il try invece l'ho preferito di più perché è calibrato meglio, in più c'è anche la schivata, ma anche qualora non ci fosse la schivata, lì gli zombie non mi sembra di aver mai sparato più di 5-6 colpi per fargli saltare la testa, che già sono tanti. Io avrei fatto 4. 4 colpi punto, la testa deve esplodere, o comunque non esplodere, ma deve morire lo zombie. Ma scusate un attimo. Qua c'è qualcosa da fare poi, eh. Ah, devo prendere questo. Ah, ok, era una trappola. Complimenti. Vuoi bruciarli viva? Non metterai mai le mani su G. Non sono la sola, figlio. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. E qua adesso devo capire cosa fare, se non mi ricordo, ragazzi. Devo... Ok, ma perché non me lo fa? No, scusatemi, ma... qua... L'ho visto in ritardo, ragazzi. Cosa che sono fottuto, l'ho visto troppo tardi. L'ho visto troppo tardi. L'altro dov'è? No, sono morto, mi sa. E che cazzo? No. 15 secondi mancano. Questo che cazzo? A parte che devo accenderli tutti quei tre lì. Ah no, devo farli esplodere proprio. Ok, devo dare corrente e poi farli esplodere, non me lo ricordavo, vabbè. Quindi? Infatti.
Dovremmo ripartire da lì, in teoria. Spero. Caricamenti sono lunghetti, però, eh. Ah, bene, anche tanto, dai. Ah, non so, che palle, vabbè. 2 ore per tirare la leva, manco fosse, minchia, una leva di 100 kg. Devo farli esplodere poi, non me lo ricordavo. Bisogna dargli corrente e poi farli esplodere. Ok, saltiamolo e vediamo di fare sta. Complimenti. Vuoi bruciarmi viva? Non metterai mai le mani su G. Il Non primo è sono la sola quello. a morire. Lo sai questo. E non sarai la sola a morire. Dai. Quindi veloce. 1 minuto abbiamo. Ok, facciamo scoppiare. Dai, 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 dai. Ok, uno. Corrente, dove cazzo va? Ok, facciamo scoppiare questo. Ok, ora questo in teoria devo cambiare. Vediamo dove va. Va l'ultimo, ok, fatto. Non me lo ricordavo, ora possiamo uscire. Benissimo. Stronza sa il fatto suo. E ripeto, per quanto riguarda il discorso di prima, mi piange veramente il cuore che sia stato calibrato così perché poteva essere un lavoro fatto davvero ad hoc. Il problema è che non è un lavoro fatto ad hoc, questo remake. Ho preferito molto di più il 3, come vi dicevo prima. Account ospite confermato. ID autorizzato fino al 1° ottobre. Restituirlo entro questa data. Non credo proprio. E il remake del 3 l'avevo già portato sul canale, però vi ricordo in qualità pessima, quando facevo le live. Ora ce l'ho prestato, quando me lo ridanno porterò anche quello magari sul canale. Con quello mi diverto sicuramente di più. La granata stornetta ce l'ho ancora, sì. Sa che ora torniamo nei panni di Leon? Basta giocare a nascondino. E va bene. Cambiamo gioco. Dimmi, tuo marito è ancora vivo? O l'hai ucciso per prenderti il merito del cibo? Teoria interessante. Se non collabori, otterrò un campione dal Nest. Non finché sarò qui. Amica, l'hai fasciato, aveva la... ne ha sparato nella spalla, sai com'è? Ok. Ada. Bene, ma Ada, infatti no. dove è andata? E qua non c'è nulla da prendere. E si è messi maluccio con lui comunque. Di qua devo andare indietro. No. Ah, ok.
se non è zuppa fan bagnata, questo, e non c'è corre... Ah no, sì. A breve dovremo arrivare nelle fogne, come sapete è un pezzo che mi sta veramente sulle palle. Soprattutto con Leon, perché non ho il... Leon ha il lanciafiamme, non ha il fucile a scarica elettrica, il taser, che quello invece è tanta roba, cazzo. Perché sparavate all'acqua, vi ho fatto vedere nei miei video con Claire, appunto li elettrificavate, li bloccavate. Con lui, se non miriamo nei punti deboli, è un po' un casino uccidere quei mostri di merda. Oh, sto pensando se prendere la Matilda o se andare avanti così, ma ho veramente pochi colpi. Allora, quante ne abbiamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, buono. Ma se io quasi quasi... Facciamo se li proietti comunque. Problema che adesso la Matilda ne spara 3 alla volta, eh. Oddio, se teniamo premuto, se no ne spara anche uno in teoria. Tiriamo la suva. Faccio una prova. Sì, può spararne anche uno alla volta, o volendo tenendo premuto ne spara 3. No, scusate un attimo. Ho un'erbetta rossa da parte, non ci ha fatto caso. Da poter fare una cura completa. Non mi sembra. No. Facciamo così però. Mettiamo giù 2 granate. Che quelle possono tornare utili poi. Mi conveniva salvare forse. A dire il vero, ma dovrei riuscire ad arrivare a un altro salvataggio. Prima della fine del video. Giù di qua. Proiettili dell'altra pistola, di questa. Qua potrebbe essere un problema, non mi ricordo quando esce il... Che profumino. Che profumino. Il primo mostro di merda. Qua è chiuso. Qua probabilmente poi si potrà aprire con la chiave a T, presumo. Qua c'è qualcosa da prendere, devo vedere dove. Buono, 2 munizioni, vabbè, un po' poche, ma meglio che niente, non lamentiamoci. Le fogne nel 3 mi sono piaciute veramente molto, peccato che è troppo breve quel pezzo lì, sono veramente corte. Le fogne nel 3 sono uno spettacolo. Voglio cassetta. Buongiorno. Ma come cazzo è veloce, cioè. Posso farcela. Forse voglio sparare 2 colpi in rapida successione piuttosto che 3, perché il terzo potrebbe andare a vuoto. Non è morto, ci scommetto le palle. Che non sia morto questo. Qua ci servirà poi la chiave sempre per aprire quello. Questo si rialza garantito al limone. Oh, là ce n'è uno. È che sprecare... Azzoppiamolo, va. Alla fine... Non vedo. No! Ho sparato male io qua. Ok. Qua anche mi serve la roba per aprire, giustamente. Voglio vedere qua cosa c'è. Bene.
Questo mi serviva proprio. Mi serviva proprio. E qua? Qua non c'è nulla da prendere. Come no? Questo sicuramente si riprenderà, secondo me. Non so se togliere questo. Eh no, perché questo poi mi serve. Perché toglie il ponte. Lo prendiamo poi quello, ragazzi. È chiusa. Ok, devo fare il giro. Quello da dove cazzo è caduto? Devo buttarmi per forza giù di qua, allora. Ricordate, qua non ce l'avamo buttati giù con Claire di qua. Si poteva fare, ma non l'avevamo fatto. Merda. È qua, ragazzi. Esce il tizio. Anzi, sentite il verso. È là, Vorrei capire se posso evitarlo. Avete visto dov'è? Allora qua ci deve essere qualcosa, eh. Là c'è della polvere da sparo. Ok. Lo stronzo mi esce là sicuro. Anzi, no, è proprio là. Non riesco ad evitarlo. È che è un rischio, non voglio sprecare il coltello, cazzo. Vedete dov'è? Lì. Togliamo il coltello. Ma no, dai! Pensavo si potesse fare. Stronzo. Questo poi torna. Andava fatto fuori. Vabbè, avete capito perché ho messo le bombe via? Una l'ho sprecata, vabbè. Avrei dovuto ucciderlo dalla distanza, però non volevo sprecare né la magnum né il pompa, quello il discorso. Qua mo c'è la stanza. Interessante. C'è la stanza con gli zombie qua. Avrei potuto usarla qua la bomba, ad esempio. Ah no, qua non ci sono i zombie, vedete, invece nella scena con Claire c'erano. Dove è andata? Non mi ricordo la combinazione, vi ricordate che trovavamo il foglio? Cazzo, il foglio con le cose rosse segnate, no, le lettere. Questo l'avevamo già letto, sì. Quel rumore non mi piace. Ok, riorganizziamoci, ragazzi, perché
Bisogna riorganizzarsi con un attimo. Mi spiace per la bomba, cazzo, avrei dovuto ucciderlo con lo stronzo là di merda. La videocassetta? Ma è quella uguale, penso, che abbiamo visto con Claire. Se è salto il filmato, dovrebbe essere identica. Ti prego. Sì, quindi lo salto, l'abbiamo già visto. Questa la scartiamo. Allora, facciamo così, va? L'hanno diffuso i raggi. Questo l'avevamo già letto. E qua poi ci sarà sempre appunto il coso da fare. Però è diverso da quello di Claire questo, eh. La torre è di fianco al cavallo ma non di fronte alla regina. Il re non è di fianco alla regina ma di fronte al cavallo. In fondo il cavallo non è dove dovrebbe essere. Ok, questo è un grande indizio, perché vuol dire che appunto il cavallo non deve stare lì dove c'è il simbolo del cavallo, in teoria. Ci penseremo poi a questo, tanto. Mappa. Oh, non ho visto le proiettili. Tiriamo questo. Mi spiace ragazzi per le critiche, le forti critiche che sto muovendo al titolo, ma le sto muovendo appunto dal punto di vista del bilanciamento. Ed è giusto farle, secondo me, queste critiche. Oh, qua c'è un'erbetta rossa. Così ci facciamo una cura completa. Che non fa mai male, anzi. Oh, chiave a T, manopola a T, vabbè, questo anche. Ah no, non è la nota di Claire. Leon, ci metterò un po' più del previsto, ho incontrato una bambina e se non l'avessi aiutata non me lo sarei mai perdonato. Vai avanti. Dovresti essere già fuori dalla città a quest'ora. Di nuovo, non preoccuparti per me, ce la farò, te lo prometto. Qua sotto c'è qualcosa, non credo, perché... Una nota. Ok, lo stesso discorso, la combinazione per la cassaforte è sempre la scritta. Troviamo una modifica... Non mi ricordo che modifica troviamo, adesso vediamo. Vi ricordo di non andare troppo vicino allo zombie perché altrimenti si rialza. Quella è un'erbetta blu. 2-12-8. Ok. Oh, ecco, mi ricordavo bene, vedete? Il calcio per il fucile. Una modifica per il V870 che stabilizza l'arma permettendo di sparare e ricaricare più velocemente. Non dimmi che occupa tre spazi, non credo, no? Sempre due. Vabbè, prendiamola giusto per sfizio. Appunto, si è risvegliato. Questo potrebbe essere un impedimento, sinceramente, quindi, visto che potrebbe essere un impedimento futuro, facciamolo fuori. Ti sto tirando le coltellate in testa, figlio mio. Ok, è morto. No, l'erbetta blu andiamola a mettere giù, va. Vi ricordo che se fondete blu, verde e rossa, curate tutta la vita e per un po' vi aumenta la vostra difesa e appare una specie di scudo verde in basso a destra dello schermo. Allora, questa mettiamola giù anche se non serve un... Non posso scartarla? Ah sì, scartiamola. Fanculo.
Ora sparo un colpo di questa, così poi faccio uno spazio, vedete? Guadagno uno spazio. Quello con lo ciccione. Buongiorno signore. Come sta? Buono. Ok. Merda. Allora facciamo così, eh. Ok. E adesso uso il coltello. Ok, dovrebbe essere morto. Carichiamo questa. Ne ho veramente poche di munizioni per la pistola. Oh, è ancora vivo quella merda. No, facciamolo fuori, poi può essere un impedimento, ragazzi. No! Si stava per girare. Ti sto colpendo la testa col coltello, giusto per fartelo notare. Direi, mortacci. Bene. Ok. Sto stronzo qua. Poi si rialzerebbe, quindi vediamo di farlo fuori subito. Allora, gli ho dato un po' di coltellata alla testa. Ma mi piace a pecora. Ok, è morto. Giriamo questa. Benissimo. E andiamo a prendere. Qua ci deve essere qualcosa. La granata frammentazione. Bene. Di qua ribecchiamo lo stronzo. Che non ho ucciso prima. Poi lo dovrò far fuori comunque. Ma seriamente, non era morto? Ma dai, gli ho pure... Gli avevo pure passato sul corpo, non aveva dato segno di vita, ma... Niente da fare, proprio fatto col culo, da quel punto di vista il gioco. Non c'è un cazzo da fare. Usiamo la chiave a T. Il problema è che andando di qua, poi c'è tutto il pezzo lungo da fare, quasi quasi, anche se non ho fatto un'oretta, mi fermerei qui, ragazzi, per oggi, vedete? C'è tutto il pezzo da fare. E quindi, però, potrei eventualmente andare ad aprire già, qua c'è la chiave, potrei andare ad aprire le porte di là, potrebbe essere un'idea. Qua in alto c'è qualcosa? No, perché mi dà l'area azzurra, quindi no. Andiamo a riorganizzarci al box un attimo, che ho un botto di roba e metto giù qualcosa. Questo pezzo lo facciamo nel prossimo video. Ok. Mettiamo giù questa qua verde, va? Io farei così, ragazzi, quasi quasi farei i colpi per la Magnum. Benissimo. Mettiamoli giù così li accumuliamo. No, ho sbagliato. Quella mi serve. Questi mettiamoli giù. Questa pure. Vediamo se faccio in tempo a andare a prendere qualcosina, appunto, usando la chiave qua.
Però devo essere veloce. Ma adesso devo farlo fuori quello là, c'è poco da fare. Perché sennò ogni volta non sono facili da schivare i mostri qua del cazzo. Rischiate solo di farvi prendere. Adesso mi esce da là sicuro. Da qua dovrebbe uscire. Speriamo che fosse in tempo. Ma dai! Ma che... Avrei dovuto farlo prima. Lì si può fare perché appunto lui sta uscendo dal condotto. Ma se in acqua no, perché vi prende. Ok. Benissimo, colpi del fucile a pompa. Qua adesso se c'è qualcuno che mi rompe i coglioni non mi interessa, io li butto. Uso il fucile a pompa. La dai in rossa perché non ho preso questa erbetta blu, eh. Il rulino, infatti poi possiamo tornare alla centrale per svilupparlo. Nascondiglio. Oh, benissimo, questo mi serviva. Manca l'ultimo poi, l'ultimo borsello abbiamo finito. Ma dite che si riprende quando... quando apro la porta? Non si è ancora ripreso, non capisco per quale motivo. Ciccio. Cioè, avete visto? Dai, il fucile a pompa è pure più forte, guardate, gli ho spappolato anche mezzo cervello e è ancora vivo. Madonna. E pure il braccio, ragazzi. Pure il braccio gli ho fatto saltare. Cioè, ma no, è fatto col culo. È fatto veramente, estremamente con il buco del culo. Estremamente con il buco del culo è fatto sto gioco. Dal punto di vista della calibratura, cioè è una merda, è una merda. Merda. Mamma, che schifo, veramente. Volevo ucciderlo sinceramente, cioè, però è andata male come avete potuto vedere. Questo ancora in giro a rompere i coglioni. Vediamo cosa c'è da prendere qua. E mi ha fatto sprecare una carica del coltello. Oh, bene. Polvere da sparo alta. Cioè, scusate, polvere da sparo di qualità gialla e polvere da sparo grande. Questo qua però mi sta rompendo i coglioni, eh. No. Vabbè, qua ho sbagliato completamente io, ci sta. Ho proprio sbagliato io. Adesso riproviamo perché guardate, sono proprio curioso. Direi, ma sempre così deve fare. Con un colpo lo deve uccidere. Pure potenziato il fucile a pompa della minchia. Cioè... cioè, capite che non va bene questa cosa? Mamma mia, quanto è fatto male, ripeto. Io sono ripetitivo, ma è proprio fatto male, cioè. È fatto di un male, ha la faccia sminchiata ed è ancora vivo, cioè. Mamma mia. Pure col fucile a pompa potenziato non si sciottano gli zombie. Ma nel gioco originale, ma non succedeva mai sta cosa, mai. Ma mai, ve lo giuro, mai. Perché? Perché il gioco originale, nonostante sia un titolo del 1998, è fatto meglio di un cazzo di gioco che hanno fatto dopo negli anni 2000. Cioè, è assurdo, veramente. Io sono sconcertato, ripeto. E io non ho peli sulla lingua, io dico quello che penso. Elogiare sto gioco mi sembra davvero eccessivo. È un buon remake, ma è troppo fatto con il culo da quel punto di vista, troppo. E qua troviamo appunto... questo che ci permetterà, vedete? Userà SZF.
qua e invece possiamo tornare alla stazione di polizia per sviluppare il rullino. Voglio... adesso non so che cosa fare. Sì, forse sbuco... non mi ricordo dove sbuco. Qua? Ok, benissimo. Cioè veramente a me vedere quando punto questo coso e le teste non partono mi sale un crimine, ragazzi, ma un crimine che non potete capire. Ripeto, se sparsi male, sti cazzi, ma pure che spariamo anche un po' fuori dalla testa, cioè no, è troppo potente il colpo, non possono resistere. Cioè, gli ho mirato la testa, avete visto, gli ho squarciato un po' la faccia e gli è partito il braccio. Cioè, vabbè. Di qua devo andare per tornare su. E le evidenzio sempre, perché queste cose non devono succedere, porca puttana. Quando succedono mi incazzo troppo, più forte di me. Ma... poi vi farò vedere quando rigiocheremo al primo, che continuerò la serie, che gli zombie al 100% mirate così, buona, la testa gli parte, muoiono, e ripeto 5-6 colpi al corpo più o meno, ora non ricordo di preciso, quello va in base anche alla difficoltà, però se sparo la testa, difficoltà che sia, non possono reggere più di 6 colpi, è inammissibile, e avete visto prima con Ada, uno ne hanno sparati 8, forse 10 di colpi, era ancora vivo. Vediamo un attimo. Quanti colpi ho da parte della Magnum? Non ho visto. Ma scusate, dove cazzo sono? Ah, qua 9, ok, infatti non mi sono preso male, non li trovavo. Facciamo così, va, ricarichiamo la Matilda. Perfetto. Questo lo metto giù, poi vado sul da farsi, ma penso che lo userò per fare i colpi del fucile a pompa. Se invece abbiamo bisogno di quelli per la Matilda, lo fondiamo con questo. Il coltello è quasi andato, perché uno zombie infatti mi aveva preso. Con le cure siamo messe bene, con i proiettili che non sono poi così messo benissimo. Una granata me la prendo per sicurezza, sì, ma... facciamoci il salvataggio, va? E andiamo avanti la prossima volta. Ripeto, scusate sempre le critiche, ma è più forte di me. Sta cosa va evidenziata veramente, perché è una cosa troppo grave. Comunque ragazzi, detto questo, spero che anche questo video di Resident Evil 2 Remake vi sia piaciuto. Alla prossima.